Siamo conosciuti su Tinder quando stavo sfogliando. Hai visto bene. Ad una certa mi è capitato uno col barbone, però mi ha subito... No. Siamo conosciuti negli anni 90, suonavamo con una band, con Max Furian, con Alex Battini, con mio fratello e poi non ci siamo più visti quindi abbiamo suonato tanto, insomma, negli anni 90, varie band, poi non ci siamo più visti per 20 anni, perché sì, le nostre strade artistiche sono divise. Dopodiché invece sei venuto mentre stavo registrando una cosa in studio. Sì, sono venuto a sentire quella roba lì e ho detto dentro di me: perché non posso fare un bel disco con questo signore? Però lì c'era tutto un procedimento lungo, mentale, da fartelo capire le lune, gli astri, una serie di cose. Esatto. E quindi al momento ho detto: no, vabbè, lasciamo perdere, tanto non si potrà mai fare. Ma tornando a casa continuavo a dire: sì, però mi piacerebbe fare qualcosa con lui. No, perché l'avevo colpito con le tastiere, cioè aveva sentito qualche colpito, suonino. Nel senso che me ne date qua proprio in testa. Esatto. No, mi era piaciuto quello che aveva fatto, ve l'ho detto, però sarebbe bello descrivere il nostro sound con tre aggettivi, ma direi mistico, onirico e casuale. No, mistico perché c'è tutto, è vero, è una cosa seria, c'è tutto il discorso serio del vissuto, quindi diventa anche poi onirico, nel senso che non è che stiamo tanto a pensare, e qui si riallaccia al casuale, nel senso che c'è molta jam, improvvisiamo tanto, c'è un canovaccio e sopra questo canovaccio noi giochiamo praticamente. No, ma devo dire che hai azzeccato i tre aggettivi, perché è così, insomma, pesca dal nostro vissuto, la nostra musica, ai nostri sogni anche musicali che abbiamo fatto, quindi alle nostre band di riferimento, quindi c'è tutto il mondo in quello che... Io ho sempre voluto fare, perché da bambino vidi Weather Report e fu il concerto che mi cambiò la vita, cioè quelli per me rimangono il più grande gruppo del mondo. E quello che mi aveva colpito, oltre alla bravura di ognuno di loro, ma era il sound, cioè avevano un sound totale, quello che io ho sempre definito. Guardami, che musica vorresti fare? Io ho sempre detto la musica totale, cioè una musica che comprende tutti i miei sogni. Se il nostro sound fosse un colore, che colore sarebbe? Io direi l'arcobaleno. Cioè, il colore dell'arcobaleno, perché ci mettiamo dentro tutti i nostri colori, no? Tutti i nostri colori umani, tutti i nostri colori e le nostre sfaccettature musicali. Quindi, cioè, delle volte può essere il nero perché siamo introspettivi, siamo un po', ma più spesso è il verde, più spesso è il giallo, l'arancione, sono colori gioiosi, il rosso, la passione. Sì, quindi l'arcobaleno io lo vedo, perché ci sono delle sfumature che sono un po' pastello, secondo me, quindi ci sono anche dei colori delicati, quell'azzurro, quel rosetto, quel verdino innocente, e poi ci sono questi colori cangianti, cioè il giallo stoffa indiana, per capirci, l'arancio, l'azzurro, quello però che ti devi mettere gli occhiali perché ti dà fastidio. Noi direi che potremmo fare anche un parallelo pittorico, no? Sì. con la nostra musica. Per esempio, Paccio, a me, se pensiamo ai colori della nostra musica, a me viene in mente Kandinsky. Ah, beh, un bel argomento Kandinsky. Ma però a me viene in mente anche tipo il Ligabue, non il cantante, no. Ma il pittore. Il pittore. Quindi Antonio Ligabue. Cioè, nel senso, è vero, viene in mente anche un po' la destrutturazione delle forme, il leggere attraverso i colori e via dicendo. Però mi viene in mente il Ligabue perché mi viene in mente anche il fatto di essere, come dire, pane pane vino vino, no? Cioè di essere veri, non c'è tanto, non c'è trucco, non c'è inganno, esatto, no. Cioè a volte quello veramente ci guardiamo, a volte e ci stupiamo perché quello che ci passa per la testa suoniamo, e quindi a volte volte siamo anche insieme. Sì, a volte ci troviamo là, poi dopo non... No, no, le prime volte capitava, che veramente ti ricordi, le prime volte una da una parte e una dall'altra, però quando io rischio di improvvisare. Devo dire che poi, continuando a suonare insieme, questa cosa l'abbiamo affinata ed è diventata parte poi.
veramente l'arte dell'improvvisazione, quindi un caleidoscopio, un arcobaleno, vedi tu, comunque multicolore sicuramente. Allora, se la musica fosse cibo... È già bella come... Sì, molto bella. Se la musica fosse cibo, a parte sarei bulimico, nel senso, enorme, ma perché... Ascolto, siccome ascolto un'enormità di musica, mangerei un'enormità di cibo. Sì. Enorme. Ma io... Allora, non ti saprei dire un piatto, però userei le spezie. Perché... tipo, non so, ti nomino delle città, un po' di New Orleans, quindi le spezie, il peperoncino, quella roba, la cucina Cajun, quindi un po' di marcia sincopata, un po' di quella roba lì, quella roba lì africana, un po' di curry, quindi un po' di India, capito? Un po' di questo ritmo lento che però va e non si ferma mai, un po' di Inghilterra. Ok, qualche salsa di quelle lì per cose, se una roba un po' così, perché che comunque sull'insalata, tipo lo yogurt nella pasta, questa cosa qui, perché a volte c'è questo mischione così un po' British. Ma delle volte anche tipo in Finlandia, sì, la marmellata di mirtilli sulla porosta parasta che era carne di renna. Beh, direi che descrive perfettamente il groove. Esatto, è la fettina di ananas. Così, tu ridi, ma io mangio, io metto l'ananas sulla pizza e tutti ridono, è buonissimo, scusa, No, tu l'altra sera hai mangiato la pizza con il melograno. Era fantastica. Era buona. Ragazzi, la pizza con il melograno spacca. Le faccio io la domanda a lui, qual è il tuo chill meal? Allora, il mio chill meal è quando mi siedo davanti al mio pianoforte e inizio a suonare. Ma il bello è che questo pianoforte può anche non essere il mio, può anche essere in una baita di montagna, può essere in riva al mare, può essere un Bösendorfer, così come un piano acustico, un Casio, può essere... Però nel momento in cui appoggio le mani, penso e inizio a suonare, quello diventa il mio mondo. Ma io sono più un fricchettone. Ci sono due cose, il parco, anni 70, però non devo avere gente intorno, cioè devo essere lì bello tranquillo, magari con un bel fiume che passa, e io sono lì, ma non è che faccio niente, penso e quindi creo, la mente si libera, appunto. Oppure quando proprio non riesco a liberare la mente faccio una roba che fa ridere tutti. Vado all'Inate, mi metto vicino alla rete e guardo gli aerei che decollano e atterrano, perché a me piacciono gli aerei. E infatti un mio amico pilota, che io non conoscevo, quando poi mi ha conosciuto mi fa: ah, ma sei tu quello lì che quando passiamo ci vediamo, saluta, ci saluta. E ha iniziato a salutarmi. Io ho una foto bellissima che lui mi ha fatto dalla cabina del suo Saab, è fantastico, bellissimo. Quindi io ho queste due robe, sono un fricchettone, però insomma sono fatto così. Abbiamo finito. Ah, ok. Beh, perfetto. Allora, possiamo ringraziare il Reglab, Chiara, sì, Anna, Andrea, tutto lo staff, okay. E anche la giornalista Chiara che ci ha fatto queste domande incredibili, molto interessanti. Guarda, io uno vedendolo pensa che io stia per fare una battuta, invece no, perché i giornalisti ti chiedono sempre: che pelli usi? Perché il disco si chiama Tempo? Ma perché poi il giornalista ti fa la domanda, ma tu devi dargli la risposta che lui si vuole sentir dire. Invece lei ha fatto delle domande, te l'ho detto, che ci avrebbe spiazzato, però ti tira fuori. Esatto. Quella delle spezie mi è piaciuta molto. Tutte mi sono piaciute. Sì, no, ma grazie a tutti. Più che altro perché allora una fama. Ah, perché sì, no, perché allora direi. Comunque. Ciao, comprate il nostro disco, veniteci a vedere dal vivo, vi aspettiamo. Noi siamo sempre così, molto naturali. Sì. Ciao. Sì, sì. Ciao.